Bentornati in questo video. Oggi vi farò vedere come rimappare il cambio ZF, in questo caso di questa BMW serie 1. Lo farò da casa, cioè potete farlo anche voi con una semplice app. L'app in questione si chiama XF Tool, eccola qui, XHP Flash Tool. È semplicemente scaricabile da Android o anche da Play Store o da iOS, quindi con l'iPhone. Nel mio caso lo farò con il computer e niente. L'app ti permette di acquistare due pacchetti. C'è il pacchetto Flash, che ti permette di flashare le mappe, di fare alcune tipologie di modifiche, eliminare gli errori e quant'altro. E poi ci sono il pacchetto mappa, che è stage 1, stage 2, stage 3. Però non andiamo nello specifico, vi facciamo vedere adesso come si fa e niente. Venite vicino alla macchina. Vieni, vieni. Allora, nel nostro caso abbiamo una serie F, questa serie 1, insomma, diciamo di ultima generazione, però si possono fare tutte le serie Eco, insomma, in particolare tutte le auto BMW con il cambio ZF. Nel nostro caso abbiamo uno ZF 8 marce, quindi 8 HP, e niente. Qui con questo programma vi è il manuale, vi è la procedura che vi spiega tutto passo passo come eseguire la rimappatura del cambio. E semplicemente ho comprato il pacchetto su internet al modico costo di 300 euro, 150 il flash e altri 150 il pacchetto rimappatura, e niente, installiamolo. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, molto importante, è che c'è bisogno di questo cavo. Questo ha un nome un po' particolare, fa un po' ridere. Si chiama KD CAN Cable. E è un IMPA compatibile. IMPA è un altro programma BMW che vi farò un video apposito su questo, che è una figata, ma ve lo farò vedere in un video a parte. E questo qua, diciamo che è un'interfaccia OBD, come potete capire, predisposta solo per BMW. In questo caso io, tramite questo programma che ho scaricato per Windows 10, funziona solo con Windows 10, Android e iOS, e per ogni dispositivo che si va a usare, quindi per iOS avrò bisogno di un'altra tipologia di cavo. Sul sito ufficiale di loro c'è specificato ogni tool che serve in base al sistema operativo che viene usato. Nel mio caso userò Windows 10 o Android dal tablet, adesso mi viene più comodo con il computer, quindi uso questo. Semplicemente andrò a collegare la mia presa OBD. Ok. Allora, nel mio caso di questa serie 1, dopo in base alla macchina c'è una procedura particolare, ho dovuto inserire le cinture, spegnere le luci e andrò a mettere lo start, quindi l'auto su marcia, quindi accenderò il quadro senza premere il pedale del freno, perché altrimenti l'auto si accende ovviamente. E niente, connessioni spente, le mappe le ho già scaricate, vieni pure più vicino che li facciamo vedere. Flash License e Mac Package, questi sono diciamo i due pacchetti, 150 il primo e 150 il secondo. Alcuni modelli costa un po' meno, il primo pacchetto costa 69 euro, però se la macchina è un po' più vecchia, generalmente le serie Eco costa un po' meno. Infatti la mia vecchia 123, il pacchetto Flash costava un po' meno. Ora siamo qui su questa serie 1 che ha bisogno di un po' di, come dire, di pepe. È già stata fatta una rimappatura stage 1, però il cambio automatico purtroppo ha ancora i limiti della coppia inseriti, perché ovviamente è ancora originale. Quindi diciamo che grazie alla mappatura del cambio si riuscirà ad andare a migliorare quello che è anche l'erogazione e lo sfruttare della mappatura motore. Cominciamo.
Allora, colleghiamo il cavo al computer. Bene, il computer ha già riconosciuto il cavo. Ok, se io adesso andrò a cliccare qui su questo fulmine, ti permette di fare setting, quindi io vado a settare tutto quello che è la customizzazione della mappa, quindi posso customizzare il launch control, glielo posso inserire, basta che faccio click, set launch control e gli dico a che percentuale farlo. Il limite della coppia, dopo, no. Posso decidere il max RPM, quindi quanti numero di giri inserirli. Vedi, drive, sport e M mode. E questo è il numero di giri massimo per marcia. Gli posso fare un reset, un save, li posso modificare. Adesso nel mio caso questi settaggi li posso fare anche in un secondo momento. Quindi togliamo così. Dopo throttle blips, gira display, quindi qua diciamo che mette sul cruscotto, qui ti mostrerà, qua sul cruscotto ti mostrerà sia in drive che in S, ti mostrerà il numero delle marce. E dopodiché c'è short shift in sport mode, line pressure bump, questo ti aumenta la pressione della linea, quindi hai delle prestazioni ancora più alte nel cambio come velocità. E valet mode è un'altra modalità, ma a noi non interessa. Allora, adesso abbiamo scaricato i due pacchetti, come vi dicevo, andrò su flash e da qui io vedo stage 1, stage 2, stage 3, il backup e il flash setting. Ci metterà un po' di tempo come prima procedura, come primo flashing, perché lui va a installare il programma all'interno della macchina. Dopodiché, dopo aver fatto la prima, le altre procedure, gli altri flash, le altre modifiche ci mette veramente poco. Ad esempio, se voglio mettere uno stage 1, uno stage 2, uno stage 3, o fare, diciamo, delle customizzazioni sulle impostazioni, che posso comunque customizzarlo come lo voglio io, come vi dicevo prima, il launch control, piuttosto che altre opzioni del cambio, la cambiata, gli RPM massimi, e il fatto di avere il numero delle marce sia su drive che su sport, e la pressione dell'olio del cambio, la puoi decidere se è quella alta o bassa. Quindi si hanno parecchie customizzazioni. Adesso è al 4%, ci metterà, qua dice 20 minuti, mi auguro che ci metta molto meno. E bisogna avere un po' di pazienza e poi andiamo a provare la macchina. Adesso siamo più o meno a 10 minuti, infatti mi è calato molto drasticamente come tempo. Giusto per info, usciranno parecchi messaggi di anomalia motore o cose di questo tipo, però durante il processo possiamo ritenerle normali. Alla fine lui, il programma, farà un azzeramento di tutte queste spie in automatico. E niente, non ci resta che aspettare che finisca. Bene, allora la parte di flash l'abbiamo terminata. Stage 1? No, fammi vedere cosa fa il 2. Allora. Stage 2, added gear display in D mode, ok? Remove torque limiters, much faster shifting sport Sì, dai, plus. almeno questo. 3, ti dico. Remove torque, much faster shift, added throttle blips and farts. Quindi ti farebbe la differenza se è lo scarico. E ti aumenta gli RPM. No, dai, ma tanto poi sono robe che si possono fare dopo. Possiamo fare anche dopo, certo. Sì, proviamo il 2. Allora andiamo con il 2. Apply flash setting. Yes.
mettere fuoco. Ok, finito anche questo. Stage 2, come si può vedere adesso su 118 di 5 porte, abbiamo stage 2. Niente, andiamo a provarla. Scolleghiamo tutto. Andiamo a provare la macchina. La sento già diversa. Non so come sia possibile, ma... Allora, prima cosa che si può notare subito dopo la mappa è che qui sul display abbiamo Drive che ti dà le marce che ho inserite. Adesso per esempio rallento, mi dà D2, se rallento ancora di più e mi fermo ovviamente andrà in D1. Adesso siamo al semaforo, mi fermo e dà D1. Se metto in Sport ovviamente mi dà S1, ok? Però è strano che in drive solitamente non te lo dà. Ok, andiamo a provare la macchina. Allora, gli ho detto posso provarla io? Però mi ha detto guarda che le gomme mi devono durare tutto l'anno. Gli ho detto guarda, non lo so, bisogna vedere. Insomma, mi dovrò trattenere. Mi tratterò a tirare sul dritto come fanno tutti. Consumo le gomme, perché magari intervengono i controlli e mi tolgono potenza, quindi voglio sentire bene. Ci sta, no, minchia, la macchina tira. Ecco, una gomma andata. Ma che... stiamo andando piano. Adesso tipo senti, sono a 4, mollo, riprendo, cioè la macchina c'è subito, eh. Sì, ma guarda. La macchina tra virgolette prende le abitudini un po' sul tuo stile di guida. Sì. Bene, abbiamo provato la macchina come si deve, l'ho lasciata accesa un po' perché gli abbiamo dato dentro. Mappa del cambio finita, ovviamente ci vorrà qualche giorno che perché si diciamo autoadatti al motore, la mappatura motore eccetera, ma comunque si sente già la differenza e niente. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un like già che ci siete. Ciao!